Benvenuti nella Digital Concert Hall, la sala concerti digitale dei Berliner Filarmonica, ospitata dal Goethe-Institut di Roma in collaborazione con IUC, la istituzione universitaria dei concerti. Per noi la Digital Concert Hall è una doppia promessa a voi, caro pubblico. In primo luogo faremo tutto per voi possiate sperimentare regolarmente con noi la più bella e interessante musica classica e contemporanea. In secondo luogo, vi invitiamo a vivere i concerti dei Berliner Filarmonica nel rinnovato auditorium del Goethe-Institut, che abbiamo attrezzato per questo scopo con una nuova tecnologia, un nuovo schermo e altoparlanti davvero di prima classe, ma questo ancora è Zukunftsmusik, come si dice in tedesco. Iniziamo adesso la nostra collaborazione con un'offerta completamente digitale che porterà i concerti direttamente al vostro salotto. Richiedete il vostro codice di accesso individuale, per favore. Ognuno di questi concerti sarà introdotto dai nostri partner della IUC e aspettiamo molte altre esperienze musicali in futuro e poi di nuovo insieme dal nostro auditorium. Benvenuti nella Digital Concert Hall. Con il video di oggi si apre una nuova collaborazione tra l'Istituzione Universitaria dei Concerti e il Goethe-Institut Rom, uniti per consentire al pubblico di seguire in streaming gli ultimi tre concerti dei Berliner Philharmoniker sulla loro piattaforma digitale Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall. Il concerto che andiamo a presentare vede sul podio dell'Orchestra Filarmonica di Berlino il direttore Herbert Blomstedt, che possiamo considerare il decano dei direttori d'orchestra europei, dal momento che, essendo nato nel 1927, ha oggi 94 anni. Herbert Blomstedt è indubbiamente uno dei direttori d'orchestra più importanti del nostro tempo. È stato allievo, fra gli altri, di due giganti come Igor Malkevich e Leonard Bernstein. Punti fermi della sua lunghissima carriera possiamo considerare i suoi impegni che tra il 1975 e il 1995 lo hanno visto direttore principale di due importanti orchestre, la Dresden Staatskapelle e la San Francisco Symphony Orchestra. Come dimostra anche il concerto che presentiamo, nonostante la ragguardevole età, Blomstedt è tuttora in attività. Sulle orme dei suoi maestri, Blomstedt ha scelto di dedicarsi quasi esclusivamente al repertorio sinfonico, pochissime le eccezioni operistiche. I suoi autori di lezione sono i grandi classici del repertorio mitteleuropeo, da Beethoven a Bruckner, anche fino a Hindemith. Ma lui, svedese, ha avuto una attenzione speciale anche per alcuni autori nordici solitamente meno frequentati, come Carl Nielsen e Jean Sibelius. Il programma che presentiamo riflette perfettamente questi due poli, da una parte la quarta sinfonia di Jean Sibelius e dall'altra la terza sinfonia di Johannes Brahms. Nato nel 1865 in una cittadina del sud della Finlandia, Sibelius è generalmente considerato come un rappresentante delle cosiddette scuole nazionali. Sulla spinta della riscoperta delle tradizioni e dei caratteri nazionali generata dal Romanticismo, molti artisti, soprattutto quelli originari di paesi periferici rispetto al centro Europa, si rivolsero al patrimonio culturale popolare del proprio paese per trovare una propria identità. Per Sibelius, la storia stessa della Finlandia determinò in lui anche un forte impulso patriottico. Da un punto di vista storiografico e critico, possiamo dire che esiste un caso Sibelius. Se infatti da un lato la sua musica, quando era in vita, fu accolta sempre da un grande successo di pubblico, non altrettanto si può dire da parte della critica, che non sempre è stata concorde nel riconoscerne i meriti. Al punto che a partire dagli anni 50 la sua musica in alcuni paesi ha circolato, per così dire, a fasi alterne, per non dire addirittura messa intenzionalmente da parte. Oggi la prospettiva critica è cambiata
e Sibelius è oggetto di una rivalutazione che consente una considerazione indubbiamente più oggettiva della sua opera. Per capire Sibelius bisogna contestualizzarlo nel suo mondo, che è un mondo nordico, fatto di paesaggi sconfinati, freddi, spesso cupi, in cui si innesta il sentimento della nostalgia e in cui i ricordi affiorano liberamente in una dimensione quasi senza tempo. Una dimensione in cui i ricordi spesso prendono la forma di canti lontani, di linee melodiche dal sapore crepuscolare. Ne abbiamo un esempio proprio all'inizio della Sinfonia numero 4, in cui il momento germinale è costituito proprio da un disegno melodico esposto dal violoncello solo. Composta tra il 1909 e il 1910, la Quarta Sinfonia si colloca a metà del percorso sinfonico di Sibelius, che, come sappiamo, comprende ben 7 sinfonie. Ed è considerata un punto di svolta, soprattutto per l'uso di un linguaggio armonico decisamente avanzato per l'epoca e anche per un compositore scuola nazionale come Sibelius. Sono gli anni in cui Mahler compone la sua nona e poi la decima sinfonia, sono gli anni in cui Arnold Schoenberg sta mettendo a punto un linguaggio musicale che lo porterà a travalicare i confini del sistema tonale. Sibelius non arriva a questi traguardi avanguardistici, ma certamente elabora un personalissimo linguaggio fatto di sonorità sospese e di suggestive combinazioni timbriche. La sua musica è disseminata di lunghi passi accordali affidati agli ottoni, dall'uso frequente del registro basso, svolte melodiche e snodi ritmici imprevedibili e l'uso di figurazioni ripetute che a noi, che abbiamo nella nostra esperienza maturato anche autori minimalisti, oggi sembrano particolarmente attuali. Un mondo nel quale, una volta entrati, dobbiamo abbandonarci e lasciare la mente libera di vagare e di visualizzare le immagini che la musica ci suggerisce. Un mondo certamente diverso da quello evocato dalla Terza Sinfonia di Brahms, che invece rispecchia più fedelmente la tradizione sinfonica mitteleuropea con le sue dinamiche più razionali. Anche se pochi decenni precedono la Sinfonia di Brahms da quella di Sibelius, è facile notare che si tratta di due immaginari completamente lontani. Anche se pochi decenni separano la Sinfonia di Brahms da quella di Sibelius, è facile notare che si tratta di due immaginari assolutamente lontani. La Terza Sinfonia di Brahms risale al 1883, siamo dunque nel periodo della piena maturità del compositore tedesco. A partire da Hans Richter, che ne diresse la prima esecuzione, sono stati molti ad evocare per questa sinfonia l'aggettivo di eroica, aggettivo che naturalmente rimanda alla Terza Sinfonia di Beethoven. L'ombra di Beethoven, del resto, ha sempre seguito nel bene e nel male l'attività di Brahms, con gli inevitabili accostamenti e l'ingombrante responsabilità di sentirsene l'erede. Anche Herbert Blomstedt ha parlato di questa sinfonia come di una sinfonia eroica, e questa sarà dunque la chiave di lettura che ne proporrà. Quando diciamo eroica non intendiamo una citazione della sinfonia beethoveniana, ci riferiamo piuttosto al carattere eroico, drammatico di questa sinfonia, uno dei capolavori sinfonici di tutti i tempi e una delle pagine più famose dell'intera produzione brahmsiana. Più che una descrizione dettagliata, con il vostro permesso, vorrei soffermarmi piuttosto sulle differenze tra questa sinfonia e quella di Sibelius. Tanto è cupo, introverso Sibelius,
tanto è luminoso, energico, estroverso, vigoroso, netto nelle sue idee musicali, il mondo di Brahms. Brahms imposta questa sinfonia nei tradizionali quattro movimenti, osserva la forma sonata e quindi è rispettoso di una tradizione che sente proprio. Brahms non chiede all'ascoltatore di abbandonarsi liberamente con il proprio immaginario, gli chiede di seguirlo nei suoi tracciati melodici. Non a caso Arnold Schoenberg parlava di Brahms come del maestro della variazione continua, riferendosi con questa definizione non ai suoi cicli pur importanti di variazioni, ma proprio alla sua tecnica compositiva basata sulla elaborazione continua di frammenti ritmico-melodici molto piccoli. Nonostante un primo movimento importante, quello in cui Brahms fonda il carattere eroico di questa sinfonia, possiamo dire che il cuore pulsante di questa composizione sia il terzo movimento, posizione nella quale solitamente troviamo un adagio, un movimento lento, ma che invece Brahms velocizza e lo fa diventare un poco allegretto. Abbiamo quindi una delle pagine più celebri dell'intera produzione brahmsiana e una delle più amate del repertorio sinfonico in generale. È quasi una marcia funebre, un movimento di una grande semplicità fin dal suo primissimo inciso e caratteristico per la capacità di coinvolgere immediatamente, emotivamente l'ascoltatore.